Grazie Giuliano, vedo che hai accettato la mia sfida e mi hai mandato un video. Ora vediamo che cosa hai preparato. Stiamo facendo un piatto tipico tra la Sicilia e la Puglia, quindi a metà proprio. Mi piace la fusione tra due meravigliose regioni. Perché io, mio padre è siciliano, mia madre è leccese, ho cercato sempre di fare questo piatto nel mio miglior modo per rendere omaggio ai miei genitori. Grande! Allora gli ingredienti? Quindi faremo paccheri, melanzane, pesce spada, pomodorini, menta e pistacchio. Quindi avete capito gli ingredienti. Allora stiamo per soffriggere le melanzane, queste che ho già pulito e reso più o meno. Bruno si arrabbierebbe perché sono tutte diverse, per esempio. Perché mi dovrei arrabbiare? Tutte diverse, vanno bene, vanno benissimo. Allora, Stellina è sul terrazzo, quindi abbiamo pochi minuti per cucinare. Ora portiamo l'olio in ebollizione, vabbè, soffriggeremo queste melanzane, fra un po' vedrete queste soffritte leggermente. E le melanzane le abbiamo soffritte leggermente. Ottimo! Qui ho già preparato il pesce spada, ok? L'acqua è già a bollire. Prepariamo i pomodorini, li tagliamo, questi bei pomodori. Tecnicamente sono una schiappa. Non sei una schiappa, dai! Quindi gli ingredienti li vediamo, sono olio, aglio, pomodorini, melanzane. Stellina ripete, pesce spada, pistacchio e menta. Oh, dopo li faremo vedere. Grandi lei. Bruno, che mi stai facendo fare? Non ho capito cosa ti sto facendo fare? Si arrabbieranno tutti per come taglio i pomodori, si arrabbieranno tutti per come faccio le cose tecnicamente, ma l'importante non è che il piatto possa piacere a Stellina, tipo. Avete sentito? Ha detto sì, amore mio. L'importante è che Stellina abbia detto sì. Stellina, ti mando un bacetto. Si comincia, Bruno. Aglio in camicia, ne metto due. Aglio in camicia, ottimo! Eccoci qua, i pomodori li ho buttati già in pentola, vi salto un po' di passaggi, le melanzane erano quelle che abbiamo soffritto leggermente prima, il pesce spada su chitarra è pronto, l'acqua è a bollire, ho preso in mano io la situazione perché intanto Ilaria fa la mamma, giustamente, Bruno, io sto giocando a fare il cuoco oggi con te. Giocare a fare il cuoco, ma se stai andando alla grande, dai, se vuoi venire a lavorare con me, sei assunto. I pomodori sono pronti. Possiamo unire quello che abbiamo soffritto leggermente prima, che sono le melanzane. Ecco qua, le melanzane insieme ai pomodorini che abbiamo soffritto prima. Ci aggiungiamo leggermente un po' di sale, un pizzico. Tanto avremo un po' di sale del pesce spada che tra poco andremo a calare nei pomodorini e le melanzane. Siamo quasi pronti, io intanto vi lascio un secondo, vado a preparare il pesto di pistacchi. Beh, lo fai tu il pesto? Fantastico! No, vabbè, qui te la sei giocata alla grande, eh? Questi sono cubetti tagliati male, mal tagliati di pesce spada. Bruno, Bruno, non ti arrabbiare. Stai tranquillo, non mi arrabbio, dai! È un mappazzone, è un mappazzone, guarda che mappazzone che sta venendo. Non mi sembra un mappazzone, vediamo alla fine il piatto, eh? Tranquillo. Però è terrone e buono. Mi fai morire, comunque io amo sia la Puglia che la Sicilia. Ecco qua, alziamo leggermente la fiamma. E quindi abbiamo pesce spada, i pomodorini e le melanzane leggermente soffritte prima, con un po' di sale, pochissimo perché già il pesce un po' porta il sale del mare. Siamo quasi pronti per il sughetto. Qui abbiamo preparato la granella di pistacchio. Il pistacchio è di Bronte? No, perché se non è di Bronte, nada, eh? Voto 4. Siciliano di Bronte.
e un po' di menta del giardino di Ilaria. Un po' di menta del giardino di Ilaria. Fantastica la menta di Ilaria. Oh, dagli un salutino. Ilaria, te saluta Barbieri. Siamo quasi pronti. L'acqua sta per bollire, il sale nella pasta, non ce lo dimentichiamo. Ok. Proprio una bella faccia, bravo, bravo, bravo. Il grembiule regalato da Masterchef. Ne avevate regalato il grembiule e io non l'ho messo. Non hai messo il grembiule di Masterchef, perché non l'hai messo? Dai, era un aiutino in più, eh? Vedi, perché non mi ritengo all'altezza, giustamente. Ma dai! Quindi cerco di stare solo attento a che togliamo già un aglio che non ci piace. Oh. Intanto questo sughetto va che va, l'acqua è pronta, sta bollendo, un po' di sale, pugno di sale, a mia regola. Bravo, bravo, non ti sei dimenticato il sale, gran colpo. Eccolo qua. Siamo quasi pronti per... Ok, possiamo calare la pasta. Che tipo di pasta? Io sceglierei dei paccheri. Arrivo. Sarebbero meglio paccheri lisci, ma in quarantena non possiamo uscire, abbiamo poco. Sono paccheri rigati. Bravo, io lo dico sempre, usiamo quello che abbiamo in casa. Vanno bene anche i paccheri rigati, va bene tutto, qualsiasi tipo di pasta è perfetto, sei sempre sul pezzo. Quindi andiamo con i paccheri. Ora la pasta l'abbiamo tolta dall'acqua. Eccola qua. Poi... Comunque il tuo cucchiaio di legno a forma di chitarra è stratosferico, spacca. Potresti mandarmene anche uno? Mettiamo un pochino di pistacchio già in cottura. Non riesco. Non sai saltare la pasta? Beh, vabbè, facciamo una cosa. Quando ci vediamo da te, io ti insegno a saltare la pasta, ma tu mi insegni a cantare, ok? Siamo pronti per impiattare, per fare un grande piatto, molto grande. Puliamo tutto perché sennò gli chef si arrabbiano. Bravo, bravo Giuliano, la pulizia è importante, l'ordine in cucina è la prima cosa, quindi sei sul pezzo. La pasta è pronta. Ecco qua. Ora mettiamo il sugo benvenino sopra del nostro sugo di melanzane, pesce spada e pomodorini. Abbiamo saltata per farla amalgamare un po' tutta. Sembra un idiota. Barbieri, che costi mi fai fare? Cosa ti faccio fare? Stai andando alla grande. Andiamo. Granella di pistacchio, che è il colpo finale. Il quid. Ma il vero colpo finale di tutto questo, in realtà, è la menta. Tanta roba. Che è pazzesca, sempre. E comunque... Siamo pronti. Ora l'impiattamento lascia desiderare, no, è abbastanza rustico. Un fiorellino di menta qui e là, menta del giardino di Ilaria Macchia. E voilà. Barbieri, il piatto è servito, anzi il pranzo è servito. Dai che ce la facciamo, restiamo a casa, cuciniamo bene o male, cuciniamo e sopravviviamo. Bravo, restiamo in casa. Comunque Giuliano, quando tutto questo finirà, cucineremo insieme. E allora ne vedremo delle belle. Grazie Giuliano, sei fantastico, sei il numero uno.